Francesco Crispi governa l'Italia dal 1887 al 1891. Torna alla guida del paese nel dicembre 1893. È un momento di grave crisi economica e la tensione sociale è altissima. Crispi deve affrontare l'emergenza proprio nell'isola in cui è nato, dove il malcontento popolare prende forma nei Fasci Siciliani, un movimento di ispirazione socialista che raccoglie contadini, minatori e operai. Il nuovo governo proclama lo stato d'assedio, invia l'esercito e reprime con durezza le proteste, provocando decine di morti. Il movimento viene sciolto e migliaia di persone vengono arrestate, processate dai tribunali militari e condannate al carcere o al confino. Nascono proteste spontanee un po' in tutta Italia e Crispi è accusato di liberticidio. Giugno 1894. Crispi esce illeso da un attentato da parte di un giovane anarchico. A luglio il governo vara le leggi contro la sovversione. La libertà di stampa viene limitata con lo scopo di arginare la propaganda anarchica. Le liste elettorali vengono riviste in senso restrittivo con la cancellazione di 800.000 elettori, più di un quarto del totale. Il Partito Socialista viene sciolto e molti suoi deputati sono inviati al confino.